Buongiorno a tutti, sono la dottoressa Roberta Sabattini e oggi parleremo di come riuscire a gestire i nostri gatti anziani e cercare di aiutarli nel percorso della vecchiaia. Allora, innanzitutto dobbiamo definire quando un gatto diventa anziano. Un gatto diventa anziano a seconda delle modificazioni comportamentali che ha. Quindi ci sono gatti che possono risultare essere più anziani precocemente e altri invece che risultano a essere anziani, diciamo, in una normale età tra gli 11 e i 14 anni. Per convenzione si danno delle età in cui un gatto di 10 anni inizia ad essere anziano, ma un gatto di 14 anni entra già a far parte dell'età geriatrica. I gatti, come i nostri anziani, i nostri nonni, possono soffrire di una forma di demenza senile che è molto simile a quella umana dell'Alzheimer, per cui è indispensabile che noi cerchiamo di adottare tutti dei sistemi che facilitano la vita del gatto, semplificando le loro azioni e semplificando quello che è per loro una difficoltà nell'affrontare i cambiamenti dell'ambiente, perché la vecchiaia è proprio quella di fare fatica ad adattarsi all'ambiente che circonda sia noi che i gatti, per cui dobbiamo semplificare la loro vita. Per rallentare un po' il processo di invecchiamento che può colpire sia i gatti ma anche i cani, ma oggi ci concentreremo sui gatti, è quello di cercare di ridurre un attimo lo stress, perché sappiamo che i gatti quando sono stressati e si stressano per qualsiasi cosa, quando sono stressati mettono in atto delle modificazioni che possono andare anche a dare dei problemi di tipo comportamentale, come ad esempio le menzioni inappropriate, ma anche la compulsività nel fare alcuni atteggiamenti. Gatti anziani che sono stressati magari vocalizzano di notte o scambiano il sonno ciclovegliaia e quindi dormono di giorno ma stanno svegli di notte e vagano per la stanza non trovando pace. E noi dobbiamo cercare di arricchire l'ambiente per cercare di tenerli un pochino più svegli durante il giorno in modo da abbassare quella soglia di stress che permetterà al gatto di invecchiare in un modo sano. Quando i gatti invecchiano, di solito non soltanto vocalizzano di notte o possono fare anche delle menzioni inappropriate, quindi pipì non nel posto giusto fondamentalmente, ma hanno anche un'attività di ipervigilanza che può essere notata dal proprietario. Tutte queste attività rientrano in un invecchiamento magari non troppo fisiologico, ma parafisiologico o addirittura problematico. Per cercare di arricchire l'ambiente e quindi cercare di far invecchiare il più tardi possibile il nostro gatto e tenerlo un po' più attivo, si devono dare dei compiti, ma questi compiti devono essere semplici, perché non parliamo più con un gatto giovane, ma parliamo con un gatto di una certa età. Dai, Sole, vieni. Ah, mi presento Sole nel frattempo che è arrivata qua. Ok, quindi banalmente anche da mettere una scatola di cartone con dentro un giaciglio, su internet si vedono delle fotografie molto interessanti di queste scatole ricoperte di un panno, si fa un buco al centro in modo che il gatto possa entrare. E questo ha diversi vantaggi. Uno, un nascondiglio e quindi la presenza di una cuccia che può fornire un giaciglio e riparo anche di bambini o persone o altri animali, perché il gatto anziano ha bisogno di potersi isolare quando vuole lui, ok? L'altro anche un discorso ludico, quindi di gioco, perché all'interno di questo buco può andare, graffiare, può portarci dei giochi, può nasconderci dei premi. E quindi le famose scatole di cartone rientrano sempre ad essere molto molto utili e piacciono ovviamente a tutti i felini, anche ai grandi felini. Altri compiti che noi possiamo dare è quello di fornirgli degli snack e degli alimenti molto appetibili, perché un problema nell'anzianità è la perdita di peso e noi sappiamo che gatti che hanno già magari alcuni problemi legati all'invecchiamento, come insufficienze renali o altre patologie metaboliche, tendono a perdere peso per via appunto dell'età, quindi noi dovremmo fornire degli alimenti ad alta attività, ad alta concentrazione, di alimenti di alta qualità, ok?
Questo è molto importante e possiamo anche stimolare l'appetito fornendogli degli snack che magari potremmo andare a nascondere o sotto un panno o all'interno di dei rotoli di carta igienica che noi possiamo utilizzare per nascondergli dentro dei premietti e chiuderli ai lati in modo che lui possa magari farci un buchino e tirare fuori dei premietti, oppure di nuovo nasconderli sotto a un panno di cotone che avremo messo dentro la scatola di cartone. In questo modo riusciremo a tenerlo più attivo, perché tutte quelle soluzioni che magari ci servivano quando il gatto era giovane, e quindi quelle soluzioni che si vedono anche su internet di pareti attrezzate, meravigliose, dove ci possono essere delle mensole sulle quali il gatto possa salire, giocare e fare l'altalena, adesso con i gatti anziani non è più utile, perché il gatto non ci salirà, perché avrà male alle ossa, farà fatica, preferirà stare in basso piuttosto che in alto. Quindi tutti quei concetti che si utilizzavano nei gatti giovani per cercare magari di farli mangiare in alto per non avere delle complicazioni e degli scontri con altri gatti di casa, adesso deve essere tutto ribaltato. Saranno i giovani che continueranno a mangiare in alto, ma il gatto anziano dovrà avere l'opportunità di isolarsi e mangiare da solo. Tutto deve essere più semplice. Quando i gatti manifestano stress, abbiamo detto che ci può essere di tutto un po'. Quindi gatti che magari effettuano delle menzioni inappropriate, gatti che magari hanno delle alterazioni di aggressività nei confronti degli altri animali, ma anche nei confronti dei proprietari. Quindi tutte queste modificazioni rientrano all'interno di una anamnesi che andrà raccontata al veterinario, che è qua per aiutarvi, ok? Nel caso in cui ci siano delle marcature esagerate come graffiature dei moduli, oppure la pipì che non viene più fatta nella cassetta ma di fianco, oppure che non so, non mi sente arrivare e quindi mi aggredisce, tutte queste modificazioni sono parafisiologiche, quindi possono essere normali ma vanno corrette. Noi dobbiamo dare degli strumenti al nostro gatto per cercare di stare più tranquillo. Quindi ci sono una serie di farmaci o terapie farmacologiche, ma anche di fiori, di aromi, la naturaceutica che si può utilizzare per sostenere quindi questo invecchiamento, ma soprattutto dovremo adottare tutte quelle situazioni per evitare che o il gatto ci aggredisca o che il gatto non faccia quello che non dovrebbe fare, quindi pipì fuori dalla lettiera. Per quanto riguarda l'aggressività, dobbiamo ricordarci che i gatti anziani potrebbero non sentirci bene e potrebbero anche non vederci bene. Quindi molto spesso l'aggressività avviene per una reazione alla paura, perché non mi sente arrivare. Quindi se ci sono dei gatti che non amano più avere molto contatto, sono intolleranti al contatto, noi dobbiamo rispettarli, quindi magari prediligere di accarezzargli la testa piuttosto che la groppa o le zampe o il ventre che ai gatti non piace. Quindi chiedergli sempre il permesso e farmi sentire quando sto arrivando. Nel caso in cui ci siano delle aggressività nei confronti degli altri animali, dovremo cercare di lasciare delle vie di fuga e quindi evitare che i gatti si incontrino faccia a faccia, soprattutto che i gatti non incontrino i cani faccia a faccia. Per quanto invece concerne l'eliminazione inappropriata, molto spesso i gatti non vedendoci più tanto bene non riconoscono e non si ricordano soprattutto dov'è la lettiera. Quindi per aiutarli dobbiamo cercare di utilizzare delle lettiere diverse da quelle che abbiamo utilizzato fino adesso, ma magari con i bordi più sottili, in modo che lui non faccia fatica per entrare all'interno della cassetta. Ci sono alcuni studi che hanno rilevato ed evidenziato quanto nell'invecchiamento il gatto non riconosca più, non riesca più a fare dei movimenti che prima faceva, come ad esempio spingere con la testa l'entrata della lettiera, oppure spingere con la testa l'uscita dalla porticina per andare in terrazza. Ci sono dei gatti che rimangono lì davanti a fissare il vuoto, ma perché proprio nella loro testa non c'è più quel meccanismo di adattabilità all'ambiente, scatta qualcosa. Quindi noi dovremmo cercare di semplificare anche in questo caso, magari scoperchiando la lettiera, mettendo una lettiera con i bordi più sottili, quindi più bassi, o soprattutto e renderla più evidente, quindi magari mettere una lettiera bianca su un tappeto antisdrucciolo nero.
Inoltre anche il tipo di lettiera deve essere un po' cambiata, perché la lettiera con la grana grossa potrebbe ferire i polpastrelli dei gatti anziani, che diventano molto più sensibili e sottili. Quindi magari prediligere una lettiera a grana fine o medio fine. E anche le agglomeranti in questo caso potrebbero non essere la scelta più opportuna, perché il gatto potrebbe essere infastidito nel dover spostare questa pala di pipì. Ma se noi siamo bravissimi e puliamo la lettiera più volte al giorno, questo discorso non vale. Facendo degli studi si è visto anche che, o come apposta, i gatti giovani riescono a risolvere dei problemi molto più semplicemente rispetto ai gatti anziani, come l'uscita dal labirinto. Ed è per questo che noi dovremmo cercare di mantenere attivi i gatti anziani creandogli dei giochetti. Questi giochetti però devono sempre essere appaganti, quindi ricevere un premio, e non devono essere troppo difficili, perché altrimenti non riuscirebbero a risolverli. Dunque, è molto importante poi che sui gatti anziani cerchiamo di ricordarci le varie alterazioni dal punto di vista comportamentale che mi possono indicare una patologia metabolica in atto, come il consumo dell'acqua. Gatti che magari prima non bevevano tanto, bevevano nella normalità, improvvisamente iniziano a bere tantissimo. E questo è un indice sia di problematica magari renale o legata alla tiroide o legato al diabete, o legato a problemi delle vie urinarie, o legato ad altro. Quindi è sempre un dato che voi dovreste cercare di tenere monitorato, sia il consumo dell'acqua, il consumo del cibo ed eventualmente dimagramento. Mi ero fatta degli appunti che vi volevo dire anche le alterazioni compulsive. E quando i gatti iniziano a essere molto ipervigilanti, quindi andare in giro per casa vocalizzando e quant'altro, è bene magari utilizzare una terapia anche, non dico farmacologico, ma di aiuto. Quindi ci sono degli antiradicali liberi che il veterinario vi può consigliare, ma anche altri tipi di interventi, sempre di natura integrativa, quindi non sono veri e propri farmaci, che però vi aiutano a mantenere un sonno cicloveglia adatto, quindi facendolo un pochino essere più attivo durante la giornata, in modo che la sera possa riposarsi. Quando si abbassa quindi il livello di stress con l'arricchimento ambientale, con tutte le cose che ci siamo dette, vedrete che i gatti avranno un sonno più riposante, quindi dormiranno un pochino di più la notte, avranno un sonno riposante, saranno meno ipervigili e avranno meno ancora le condizioni di tipo compulsivo, che è proprio tipico dell'invecchiamento. Ricordatevi di fare sempre la prevenzione. Gatti che magari prima venivano portati dal veterinario ogni 2 o 3 anni, adesso che sono anziani devono essere portati dal veterinario abbastanza spesso per cercare appunto di prevenire i disturbi che con l'età verranno. E ricordiamoci che purtroppo anche le neoplasie sono molto frequenti nei gatti anziani e che danno spesso dei sintomi neurologici e che vanno riconosciute e vanno sostenute. Con questo io avrei terminato, adesso guardo un attimo le vostre domande, saluto tutti, queste. Buongiorno, buongiorno, buongiorno anche a voi. Eva 19 gatti, mi fa molto piacere, se avessi il posto li terrei anch'io, probabilmente. Dunque, Gioia mi scrive: la mia gatta di 13 anni convive con un fratellino di 4 anni. Lui, maschio alfa, la rincorre spesso, le soffia ringhia, ma ho capito che lo lascia fare. Quando è stufa, si mette nella sua cesta, nella sua cuccia e si sente al sicuro. Giustissimo, perché i gatti devono avere proprio una via di fuga, quindi devono avere l'opportunità di isolarsi e allontanarsi da quello che definiamo un pericolo. Rosanna dice: buongiorno, infatti si evita pulendo spesso la lettiera. Infatti sì, sono d'accordo. Il mio gatto ha 18 anni, il gatto di Laura, complimenti. Spero intanto che anche i miei ci arrivino a 18 anni. Isabella dice: la mia gatta di 14 anni chiede continuamente da mangiare anche dopo aver appena finito. Ecco, questo è un sintomo, perché i gatti che tendono a mangiare tanto e a chiedere molto spesso il cibo probabilmente hanno qualcosa che non va. Bisognerebbe guardarci e consiglio anche di fare sempre gli esami per la tiroide in questo caso, perché è abbastanza tipico, anche se i gatti che sono ipertiroidei di solito bevono tantissimo, quello va di pari passo. Elisabetta, anche lei ha una gatta di 18 anni, beate voi, io spero davvero che ci arrivino i miei.
Annalisa dice: buongiorno, mi ha 18 anni ed è diventato sordo e cieco. Mi spiace. Non dormo da mesi perché di notte vocalizza come un soprano. Aiuto, sì, capisco. I gatti sordi poi hanno questa capacità di tirar fuori tutta la voce che hanno per farsi sentire. E in questo caso magari qualche cosa potrebbe aiutarla. In commercio c'è lo Zilchene, che è un farmaco da banco che si può prendere e aiuta, ma non del tutto. Insomma, questo è un comportamento che andrebbe un po' visto nel contesto e magari utilizzando anche dei farmaci di altro tipo, quindi forse le consiglio insomma di farsi aiutare magari dal suo veterinario o da un esperto in comportamento. Qui abbiamo Gabriella con Pixie, è un mio paziente, Pixie, meraviglioso, di 16 anni, ho tanti problemi, ma siamo ancora qua, ce la facciamo. Allora, il gatto anziano non si riesce più a ritrarre le unghie, sì, i gatti anziani non si puliscono praticamente più, quindi oltre ad avere i nodi nel pelo, fanno fatica anche a strapparsi le unghie. E uno dei grossi motivi di chiamata, diciamo, del veterinario è che le unghie si incarniscono, quindi fanno il giro e si incastrano nei polpastrelli. Molto doloroso, ma il gatto sembra quasi non accorgersene. In realtà ci possono essere delle infezioni anche importanti, quindi le unghie andrebbero tagliate. E non è, sì, perché se no continuano a crescere. Quindi, se riuscite, tagliate le unghie ai gatti. Anche il gatto di Donatella mi ha scritto che ha 199 anni, ma immagino siano 19. Qualche esempio di gioco non molto stressante. Gatto che sta seduto e noi gli tiriamo le palline vicino in modo che lui debba soltanto spostare le zampette, non per forza rincorrere, ma vedrete che se i gatti stanno bene. Oddio, scusate un attimo. Se vedrete che i gatti stanno bene, poi dopo. Scusate. Poi dopo riescono a giocare ancora, magari non tantissimo, però intanto si alzano e si muovono e sicuramente aiuta. Quello che non possiamo chiedere a un gatto anziano è di farsi tutto il corridoio di corsa per prendere la pallina. L'ho detto anche in altre occasioni, mai utilizzare il laser perché il gioco di predazione deve essere appagante, quindi il gatto deve riuscire a prendere la preda, non può soltanto rincorrerla e poi non avere niente, perché il gatto deve prendere, ok? E altri giochi si possono costruire semplicemente dei giochi con il rotolo della carta igienica finito, quello dello Scottex, si infilano due o tre croccantini dentro, si fanno dei buchini in questo cartone, si chiudono i lati, semplicemente un po' schiacciati, e quello è già un gioco che lo tiene impegnato perché lui attraverso l'unghia infila l'unghia dentro questo piccolo buchino per prendersi fuori il cibo. Già questo è un gioco non troppo stressante, magari possiamo aiutarlo facendo dei buchini un po' più grandi in modo che i croccantini davvero possano uscire. Ok? Questo è più che sufficiente. Altre cose è semplicemente nascondere dei premietti appetitosi sotto la cuccia, quindi sotto il panno, sotto il giaciglio, insomma. Questo è già più che sufficiente. Silvia mi chiede: la mia gatta ha 17 anni, da qualche mese non viene più a dormire con me. Può essere la vecchiaia? Potrebbe essere che qualcosa è cambiato. I gatti in realtà sono abitudinari, ma a un certo punto cambiano le abitudini. Non so perché questa cosa succeda. A volte tornano, a volte no. Probabilmente adesso ha bisogno di stare da un'altra parte, però non è detto che questo sia legato per forza alla vecchiaia. Può provare a riprenderla nel letto e vediamo cosa succede. Il più delle volte stanno un po' e dopo si alzano e se ne vanno. Io credo che sia anche una questione di energia, magari sta in un posto dove è più energetico, però può provare a riprendersela nel letto. In realtà potrebbe essere proprio un po' di tutto. Cinzia dice: sta benissimo, bravissimo, non mi dà alcun problema, nessuno di quelli da lei elencati. Bene, meglio così, il suo gatto è super sereno, sono molto contenta. Lisa dice: la mia gatta ne ha 19, di notte urla spesso perché è sorda, ma solo di notte. Perché fanno così, come i nostri nonni, cioè che dormono di giorno, si addormentano sempre, poi alle 4 di notte sono già svegli per andare, no? Ricordiamoci che i gatti già sono notturni, quando invecchiano diventano problematici, soprattutto di notte, perché continuano a vocalizzare.
E poi uno va lì e il gatto non ha niente, cioè semplicemente non voleva stare da solo, voleva qualcosa. Ma il problema dell'invecchiamento è che loro proprio si scordano le sequenze, non riescono più a capire dove sono, chi sono, dove sono stati prima e non trovano la lettiera, non trovano cibo, non si ricordano più che uno sta dormendo di là. Quindi è proprio questo. Però ricordatevi, e di questo ne sono convinta, i proprietari possono allungare la vita del gatto anziano, quindi dobbiamo cercare di adattarci noi a loro e semplificargli la vita. Quindi se il gatto vocalizza di notte, è un problema, dobbiamo un po' lavorarci da dirgli, per ricordargli che non è da solo. Ok. Romina di 5-6 giorni è stato diagnosticato dal mio gatto di 13 anni un principio di insufficienza renale, 2 settimane che non mangia per problemi di nausea, ha fatto flebo ma non passa, non è sufficiente, devono essere utilizzati degli antiemetici. Quando si instaura un'insufficienza renale è molto importante cercare di abbassare i livelli il prima possibile, quindi molto spesso i gatti vanno ricoverati e questo aiuta, aiuta tanto purtroppo. Quando l'asse di insufficienza renale poi si stabilizza, allora possiamo utilizzare tutti i metodi casalinghi, quindi a fare le flebo tutti i giorni a casa, che dare delle integratori per bocca e antiemetici per bocca, ma finché il gatto non mangia io devo cercare di gestirlo e di solito ricoverato. Quindi va un po' rivista questa cosa. Un gatto che non mangia non va bene, cioè deve sempre mangiare, sempre la cosa principale, non devono mai smettere di mangiare i gatti, è molto importante. Ok, Cinzia dice giochiamo, ci facciamo tante coccole mentre di giorno dorme, di notte si mette nella sua cuccia nel letto con noi e dorme tutta la notte. Sì, infatti di solito fanno così. Gatti che arrivano a 16, 17, 18 anni e che stanno bene, dormono di giorno e dormono tanto anche di notte. Il problema è riuscire a gestire quando c'è qualcosa che non va. Laura dice: la mia gatta di 17 anni vocalizza spesso durante la notte come avesse degli attacchi di panico. Non so se sono proprio attacchi di panico, però sono degli attacchi, sì, perché non si ricordano e quindi hanno bisogno di qualcuno che li tranquillizzi. Laura, mi ringrazio e ringrazio te di aver partecipato. Roberta, c'è la mia gatta di 5 anni, nonostante mangia tutto grain free e di ottima qualità, è in sovrappeso. Del resto sta bene e ha il pelo lucidissimo. Sto pensando magari ad un inizio di diabete perché non mangia proprio così tanto. Sto molto attenta e non ho mai avuto gatti obesi. Secondo lei dovrei fare degli esami della triade della glicemia, del resto sta bene. 5 anni il diabete è infrequente, di solito avviene più avanti nei gatti che sono stati obesi per diverso tempo, quindi non credo. Anche il diabete è una di quelle malattie che dà dei sintomi, tra cui l'aumento della sete. Gatti con glicosuria, quindi con una glicemia persistente nel sangue, bevono tantissimo. Se la sua amica è semplicemente sovrappeso, forse si può riuscire a farla dimagrire, vista la giovane età. Non credo che sia diabetica. Non c'è la necessità magari di fare degli esami, ma sicuramente una visita sì, e in base alla visita poi il veterinario deciderà se consigliarle o meno degli esami del sangue. Dunque, le unghie le tagliamo noi o lo deve fare il veterinario? Se riuscite, tranquillamente voi. Non è difficile. I gatti che non sono abituati a farsi tagliare le unghie non saranno contenti, però insieme lo si può fare. Da soli è proprio difficile, in due bisogna essere. Uno distrae il gatto e l'altro taglia le unghie. Le unghie del gatto sono fatte a uncino, all'interno passa una venuzza, che in realtà se viene presa sanguina parecchio, ma questo lo sanno principalmente i proprietari dei cani, perché nei gatti succede di rado di tagliare la vena all'interno. Si prendono delle tronchesine, che sono un tagliaunghie fatto apposta per gatto, anche di dimensione un po' più grande, si spinge il polpastrino in modo che l'unghietta esca e si taglia la punta. Questo è molto importante, è una banalità in realtà. Le prime volte farete una gran fatica, le altre volte imparerete. Buongiorno, un gatto bianco sordo di 17 anni. Sta bene di salute, ha sempre miagolato forte, non sentendosi. È un gatto attivo, si pulisce, mangia, gioca con la piumetta. Da circa un paio di settimane ha iniziato ad avere un comportamento più strano del solito, spesso guarda il vuoto, miagola incessantemente nonostante abbia tutto a disposizione. Può avere qualche problema neurologico, demenza senile, da oggi ha iniziato a prendere Senilife e continua con il Cosequin.
Sono tutte cose corrette. Il SaniLife contiene degli antiradicali liberi che sono molto utili, ma non guariscono l'invecchiamento. Dalla vecchiaia, purtroppo, come diceva sempre mia nonna, non si guarisce. Il Cosequin aiuta tantissimo per le articolazioni e purtroppo l'artrosi è molto sottodiagnosticata nei gatti, perché un po' i gatti anziani non vanno dal veterinario, un po' sono gatti, quindi vanno avanti lo stesso, però molto spesso hanno davvero delle difficoltà nel camminare, quindi fare la prevenzione è fondamentale. Il fatto che miagoli più incessantemente potrebbe essere un danno neurologico, sì, cioè potrebbe essere la demenza senile o potrebbe essere un danno neurologico, ma di solito quando ci sono dei problemi neurologici ci sono degli altri sintomi, come ad esempio la compulsività, gatti che bevono tantissimo, gatti che mangiano tantissimo, gatti che fanno dei circoli sempre verso lo stesso lato, o gatti che hanno convulsioni o altro. Quindi il mio consiglio è sempre di farlo valutare al medico e lui darà delle indicazioni più immediate e certe. Rosana mi fa un sacco di complimenti, davvero, mi fa molto molto piacere. Gatti ipovedenti, uno dei miei ha 11 anni, adottato da aprile, di una piccola che adesso ha 5 mesi, lui comincia forse a farsi inseguire. C'è una grande differenza di età, un gatto di 11 anni abbiamo detto che è già quasi anziano praticamente, la gattina di 5 mesi è tutta pepe, quindi devono riuscire a trovare un po' il modo di andare d'accordo, ma ce la faranno sicuramente. E grazie dei complimenti. Eva dice: io li curo con l'emotossicologia. Se c'è bisogno invece di usare il frontline combo, cosa posso usare come antipulci naturale? C'è l'olio di neem. L'olio di neem è molto buono, oppure il tea tree anche. E ricordiamoci che se i gatti sono in casa, stanno in casa, non c'è questa grande necessità di fare la terapia antipulci. Proprio stamattina, poco fa, però, ho visto un'amica di casa che aveva le pulci e lei era uscita quest'estate, probabilmente si era presa una pulcetta che le è rimasta nel pelo e e adesso ha fatto le uova, quindi aveva una piccola pulicosi. Gatti di casa non, di solito non si infestano, ma siamo noi magari che possiamo portare qualcosa di infestante in casa. Quindi l'antipulci può essere utilizzato, ci sono delle linee naturali o delle diverse marche, che sicuramente troverete anche nel sito dell'Ora degli Animali, a base di olio di neem o citronella, più che sufficiente. Ok, Rosana dice che le palline morbide quelle le prende, infatti. Silvio mi ringrazia, io ringrazio te. Larry Smith scrive: il nostro gatto di 13 anni è sotto cura per la tiroide con valore nella norma, ma chiede sempre cibo e ogni tanto fa pipì in giro per casa. Va rivalutato. Il problema dell'ipertiroidismo è che va rivalutato costantemente perché la terapia può dover essere aumentata perché si crea un'assuefazione al farmaco, una resistenza più che altro al farmaco, oppure va diminuita. Quindi è necessario che si facciano dei controlli a cadenza regolare, quindi 3, 6 mesi, 12 mesi, magari 18 mesi, però va ricontrollato. 13 anni non è così vecchio, quindi se fa la pipì in giro c'è di solito un problema, quindi un disagio e lui lo manifesta in questo modo. Essendoci però un problema di tiroide va un po' rivisto tutto, perché spesso dopo che si sistema l'ipertiroidismo nel gatto, subentra un'insufficienza renale che era un po' mascherata dall'ipertiroidismo e quindi questo spiegherebbe anche perché magari la pipì viene fatta in giro, magari il gatto sta bevendo tanto, quindi un po' va rivalutato. Lisa mi scrive: il mio gatto ha 12 anni e 9 mesi, ultimamente ha avuto episodi frequenti di vomito notturno con saliva schiumosa, ma mangia e beve regolarmente. Quando ci sono questi vomiti a notturni di saliva, spesso sono dei vomiti a digiuno, quindi il gatto è stato troppo a digiuno e per qualche motivo vomita. Oppure c'è un problema con l'alimento, oppure una serie di altri differenziali di cui non starei a fare una discussione adesso, però se il gatto sta bene. Bene, ma se questi vomiti iniziano ad essere un po' frequenti, va assolutamente visto, perché i gatti prima di manifestare un malessere importante ce ne mettono molto, quindi è sempre bene riconoscere i sintomi alle prime avvisaglie e intervenire il più in fretta possibile. I gatti sono meravigliosi, ma sono bravissimi a nascondere tutto. Cinzia, a causa di una caduta da giovane, ha un problema alle zampe dietro dove si è rotto la
Mi si è rotto la coda e non riesce tanto a saltare. Quando cammino si sente ogni tanto un tic-tic. Gli do delle capsule con omega 3 e 6 all'ora di pesce. Sì, sono utili. Sono utili, ma sarebbero meglio anche dei condroprotettori. O alle volte poi si passa degli antidolorifici. Quindi va un po' capito se il gatto ha dolore. Va fatta proprio una diagnosi sul dolore cronico del gatto, che davvero, vi ripeto, è sottodiagnosticato. Quindi nei gatti anziani va sempre tenuto conto. Quindi controllate quanto saltano di meno, se fanno fatica o se sembra che camminino piano sulle uova, sono tutti sintomi di dolore, oppure semplicemente se si leccano molto una zampa, già quello indica che c'è dolore. Daniela, salve, da quando il compagno di 16 anni è morto, la mia gatta di 12 è diventata molto lamentosa e chiede cibo spessissimo, può esserci una relazione? Ho fatto un check-up completo il mese scorso e ho detto ok, sì che c'è una relazione. Purtroppo si sente sola, probabilmente, solo che andare ad inserire un nuovo gatto in un'amica di 12 anni potrebbe essere un po' complicato, però è possibile che ci sia una relazione. Elisa dice: il mio gatto di 13 anni sta male da un paio di mesi, diarrea, vomito continuo, ha iniziato la terapia contro l'ipertiroidismo, ma non risponde ancora. Ha preso antibiotici, ma ancora vomita ed è famelico. Spero che alla base non ci siano. Secondo me, cioè, immagino che la diagnosi di ipertiroidismo sia stata fatta con gli esami del sangue e ci vuole un po' di tempo perché questo faccia effetto. Alle volte è perché non si dosa bene il farmaco o c'è una difficoltà nella somministrazione. Quindi, se ha dei dubbi, ricontatti il medico, assolutamente. Sara dice: il mio gatto di 10 anni, di notte quando vado a letto uluna tenendo in bocca il suo peluche preferito. Specifico che dopo una mezz'ora viene a dormire sul letto. È la sua routine della nanna, va bene. La mia Lara di 11 anni, le piace tantissimo giocare con le luci mentre snoba qualsiasi altro gioco, ma le può fare così male da non riuscire a prendere nulla, anche se poi subito dopo le do le sue crocchette. Se ha un appagamento, quindi con le crocchette va bene. Ma solo alla luce? Assolutamente no. Proprio è sbagliato come concetto, è proprio sbagliatissimo. Roberta, mi ringrazio. Io ringrazio te. Patrizia, il mio gatto di 19 anni si è ruffo tutto il pelo, è un birmano, non ama la spazzola e sembra incollato. Cosa posso fare? Tosarlo. In queste situazioni l'unico modo non è utilizzare le forbici perché andiamo a tagliare sicuramente la cute, ma è tosarlo e quindi serve il veterinario. Scusate un attimo. Puoi entrare, sai? Sto finendo una cosa. No, no, spingi. Ok, bene. Arrivo. Gioia, sempre la mia 13 anni di 4,5 kg da sempre, spero si mantenga così. Ho avuto un blocco intestinale nel 2017 risolto, meno male, speriamo. Alessia dice: la mia gatta è un'anziana, sono 6 anni, però ha un problema molto importante, cosa della quale fa fatica a scaricare. Mangia normalmente, ma fa fatica poi a defecarla. L'ho portata alla veterinaria molte volte e ora le sto dando un sacco di cose per aiutarla: pastiglie, psiglia, mato, fa solo tra mangiare cibo naturale che l'aiuti nella digestione. Ma il problema non si risolve. Si è un po' alleviato, ma ogni tanto comunque si blocca e devo portarla al veterinario. Eh sì. Sì, il movimento aiuta e sicuramente tutte le fibre aiutano. E se c'è però un problema meccanico va visto perché magari ha male dietro e senza l'antidolorifico lei non riuscirà a mettersi in posizione per defecare. E in più l'obesità non aiuta, quindi ci sono una serie di cose, sì. Cerca di risolvere con l'alimento, quindi magari dando anche dei lassativi per bocca. Le feci devono essere più morbide possibili. I fermenti, lattici, probiotici. Probiotici aiutano in tutti i problemi intestinali cronici, ma va sempre fatta una diagnosi, quindi vanno escluse prima delle patologie fisiche e poi dopo si lavora magari sulla consistenza delle feci. Romina dice: grazie, mi dice che deve essere ricoverato per avere quelle cure. Un paziente umano, se fosse a cui si fa una diagnosi di insufficienza renale, viene messo in dialisi. Noi in veterinaria non lo facciamo spessissimo, però in base agli esami del sangue, in base alla clinica, soprattutto a vedere come sta il gatto, va tenuto ricoverato per cercare di fargli togliere la nausea, ristabilire gli squilibri elettrolitici, abbassare la creatinina, cercare di reidratarlo e far ripartire i reni almeno il più possibile. Se
Se non mangia, se le prima lei diceva che l'insufficienza renale era lieve, io adesso non lo so, non ho i suoi esami, però se il gatto non mangia c'è qualcosa che non va e quindi magari rivalutare la situazione. Simona dice: buongiorno, la mia gatta di 17 anni vive principalmente in casa, ma esce, anche se non tantissimo. Secondo lei a quest'età è necessario continuare la vaccinazione? Fa anche quella per la felve. Allora, in realtà la felve è annuale, quindi andrebbe ripetuta. L'RCP invece viene fatta triennale, quindi la gatta di 17 anni potrebbe avere un po' di problemi del sistema immunitario, quindi magari è consigliato fare il richiamo del vaccino, ma non prima di 3 anni se l'avete fatto da poco. Per la felve invece tutti gli anni, ma lei ha contatti con altri gatti, va un po' contestualizzata la cosa. Chiedo anche se è necessario continuare a fare le vaccinazioni. Spero di averle. Allora, non sono tossiche per i reni le vaccinazioni, però se non sono necessarie non si fanno. Quindi va un po' contestualizzato. I gatti anziani un richiamo va sempre fatto, ma ripeto, le linee guida adesso dicono di vaccinare ogni 3 anni, quindi dipende un po' la vita del gatto che fa. L'Articril è un ottimo prodotto per le articolazioni, va benissimo. Allora. Essi dice che non hanno fatto gli esami perché era necessario sedarlo, ma il veterinario l'ha sconsigliato. Comunque uno scheletro. Io probabilmente gli esami li avrei fatti, però anche lì va contestualizzato un po' tutto. Prossimo incontro non lo so, però spero presto. Elisa Maltoni mi dice: ci sono cure alternative per l'ipertiroidismo del gatto anziano? Ci sono degli alimenti? Se l'ipertiroidismo non è troppo marcato, si può utilizzare l'alimento, oppure ci sono delle compresse che possono essere utilizzate o 2 o 1 volta al giorno, oppure uno sciroppo. Lo sciroppo di solito è ben tollerato, io per il momento utilizzo quello. Lui ci mi fa un sacco di complimenti, grazie mille. E Anna mi dice: gatta, 20 anni, sempre in forma, nonna sprint. Grazie, grazie a voi davvero, anche a Daniela, grazie mille a te. Maria dice: grazie mille per la risposta e la disponibilità. Parlo sempre del gatto di 17 anni, sordo, che miagola troppo. Per fortuna non ha mai mostrato i comportamenti che danno al neurologico dell'handicap. Il Feliway va benissimo. Provato solo stanotte senza grossi risultati. Vanno tutte bene le cose che mi scrive. Va tutto bene. Vanno tutte bene, però bisognerebbe capire un attimo perché vocalizza molto. Il più delle volte vanno tranquillizzati. È tutto lì. Bene, bene, mi fa piacere di tutti questi tanti messaggi, sono contenta che l'argomento sia stato per voi utile e per me è sempre un piacere, soprattutto parlare con voi e di gatti, figuriamoci. Bene, quindi vi ringrazio tutti e rimango a disposizione anche magari nei prossimi giorni se avete bisogno di altro. È stato un piacere, vi auguro tantissima buona giornata e buone feste. Ciao, arrivederci.